No, adesso che era chiusa non lo pensavamo perché loro comunque gli ultimi minuti ci stavano attaccando. Penso che sia stata anche una cosa normale se pensiamo che stavamo in vantaggio, doppio vantaggio addirittura. Quindi penso che era normale che loro gli ultimi minuti facessero l'arrembaggio, hanno messo anche una punta in più, quindi dovevamo soffrire, mancava pochissimo. Di solito riusciamo quasi sempre a portarla avanti, almeno da quando sono qui non ci è mai quasi mai capitato di fare un pareggio così alla fine. È un peccato perché sono punti a mio avviso persi, però tutto sommato bisogna anche guardare che abbiamo fatto un punto e che forse ci può servire, sempre meglio di zero. Primo gol in stagione, però insomma c'è poco da festeggiare forse. Sì, in effetti c'è poco da festeggiare, se ci fosse stata la vittoria sarebbe stato un gol importante, ma così vale la metà, diciamo. Terminata anche difesa in battuta adesso, prima volta battuta in campionato. Sì, quello è un dispiacere, mi dispiace quasi più quello che il gol fatto, però non ci possiamo più fare niente, ormai è andata, bisogna guardare avanti e cercare in tutti i modi di rifarsi subito domenica a Gavorrano con i 3 punti. L'espulsione esterna c'è. Sì, se l'ha presa con la mano, sì. E dopo io ero un po' girato di spalle, non sono riuscito a vedere bene se lui l'ha toccata con la mano, ma se l'ha toccata con la mano è espulsione. Facciamo un po' di domande rapide, che abbiamo Vivarini. Gaeta, ci avete qualche domanda per Gaeta? Nel primo tempo forse hai avuto qualche difficoltà in più, poi nel secondo tempo è andato meglio. Raccontami un po' la gara. Bah, non credo, forse il primo tempo erano molto chiusi. Faticavamo a trovare spazi io e Dimas, specialmente per vie centrali. Secondo tempo invece, grazie anche al gol che ha fatto Dimas, si sono aperti un po' più di spazi e ovviamente negli spazi giocare è molto più facile. Però Ci hai provato diverse volte, però non sei stato sfortunato. Il calcio è così. Il Anche nel senso. calcio è così, diciamo, ci ho provato 4-5 volte, non ho segnato. Sarà la prossima. Ma cosa è successo alla fine, secondo te, Marco? Non lo so, non saprei neanche cosa dire. Mi piace pensare positivo e visualizzare le cose positive. Una giornata storta, forse un punto, sorridiamo per un punto. Troppa sicurezza probabilmente a un certo punto. Guardi, non lo so, hanno tirato proprio all'arrembaggio loro, sono stati anche fortunati e poi il rigore l'ha anche ripetuto, ha fatto gol 2 volte. Non saprei proprio cosa dire, amarezza. Sei rimasto sorpreso dalla sostituzione tua? No, no, io avevo dato tutto. No, mi è dispiaciuto, forse alla fine mi è dispiaciuto, potevo tenere qualche palla in più cercando di far respirare la squadra, però no, non sono dispiaciuto. Sì, io penso al rispetto prima di tutto, uno che mi viene a esultare in faccia non mi piace proprio.